Allora, che dicevi tu di fare un filo conduttore? Quale potrebbe essere? Rapporto L'accelerazione, eh? Che vuol dire quel è gesto? partito da È partito da molti. molti. Beh, ma porca madonna, Allora, non è l'azione, ma che cazzo io. famo qua? Vabbè, chi è? Allora qui Cazzo c'è di proprio cazzo. da chiare, Il filo. parliamo del rapporto uomo-donna e io dico questo. Le donne dicono, gli uomini dicono che tutte le donne sono matte. Le donne dicono che tutti gli uomini sono delle merde. Ecco. Come la vedi te? Io vedo che è impossibile parlare di uomini e donne, non ci sono più uomini, non stanno gli uomini. Per Non ci sono uomini. In che senso? Sono tutti omosessuali? Che vuol dire? esempio. E questo è bene perché così rimaniamo in meno. Siamo io e te. Voi sareste gli uomini. Siamo in pochi. Siamo in pochi. Pochi Siamo ma messi uomini bene. veri. Uomini veri. Siamo messe bene, bene, bene. Ci abbiamo un pisello in mezzo. Oh, ecco, questo è già Che hai interessante. detto un E pisello e moscio, mezzo? Che moscio. Ah, no, fai alludi. No, no, così dicevo, parlavo. Guarda che le signore, moscio duro non gliene frega niente, va sempre bene. Però non Esatto. caschiamo nella Sul caserma. pisello. Non caschiamo Oh, no, nella perché caserma. finora siamo stavenuti dal Io circolo dei direi di sofisti. elevare un attimino Sì. il Siccome coso. appunto veniamo dal circolo dei sofisti, allora non portiamo Io gli vorrei occhiali. citare un signore qui. La Quale mente signore? che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente. Albert Einstein. Il culo anche. Eva Enger. Sei bravo Filosofia. Ciccio! Allora io che faccio? Leggo un classico. Oh. Sesso e matematica. Una sega è una sega, unità di misura. Secondo me quattro seghe equivalgono a una scopata. Talvolta però ci sono scopate meno riuscite che valgono allora se no due seghe. A essere sinceri, Marcella, non valeva una sega. Siccome le seghe sono una gran cosa per noi maschietti, ne sa qualcosa qui il mio amico, si potrebbe dire che una sega ben riuscita valga addirittura una scopata così così e pertanto due seghe ben riuscite equivalgono a una scopata buona. La seconda parte la leggo dopo, se no qui diventiamo noiosi. Ti fai molte seghe ancora te? Eh sì, io se non mi addormenta la sera, mi devo fare una pippa prima di andare a letto. Però non dormo, la pippa sciamanica. Voi donne vi masturbate spesso? Tantissimo, sempre, continuamente. Ma che cazzo? Ma che cazzo fa? Mettiamoci Tu mi d'accordo allora. turbi, E allora tu mi chiamateci, io per disturbi, mi rimedio qualcosa. disturbi, mi masturbi? Ti masturbi? Mi Tu masturbi? che fai? Ti masturbi pure te? Io mi masturbo con una fettina, la prendo dal frigorifero, me la metto intorno al cazzo e. Ma che sono queste parolacce? Hai Questo modo di ragione. parlare, Circolo parliamo di dei sofisti? amore in senso Hai elevato, in senso puro. Io ho conosciuto l'amore ragione. Ah, io pure, a il pasto 74 crudo. anni in modo particolare, quando il grande Federico Fellini era già morto, era morto pure Giuseppe Stalin. Un sacco di gente a 74 anni. Io invece ho conosciuto l'amore con una bella ragazza di 38 anni. L'amore vuol dire la spiritualità, il cuore, il dialogo, l'affetto, il sesso, tutto insieme. Ah, E cioè, ma invece per una questo mi parla cosa. di seghe, ma che è questo C'hai discorso? ragione. Fai viaggi a sfondo sessuale in Thailandia? Tu sei andata mai in Thailandia A oppure sfondo in Africa? sessuale? È in Africa a sfondo sessuale? In Per Nord lei in Africa? Africa, io c'avevo un'amichetta che andava In in Africa, Marocco? in Marocco a sfondo sessuale. Vabbè. Allora, Dici qualcosa. senti questa poesia. Anna, questa l'ho scritta al mio grande amore. Anna, Anna, si chiamava Abbiamo capito. Che cazzo. Tu. Sei né più né meno come me. E io sono né più né meno come te. Tu sei la donna della mia vita, Anna, la grande gioia della mia vita, la più bella favola d'amore della mia vita. E io sono perdutamente innamorato di te, né più né meno come te. Questo è il punto. Tu
sei per me una donna completa, un incontro zodiacale completo, un rapporto completo, un servizio completo, un amore completo, né più né meno di come io lo sono per te. Tu sei piena d'amore, piena di spiritualità, piena di sesso, piena di Dio, e ti sai dare magnificamente a me, né più né meno di come io so darmi magnificamente a te. È fondamentale. Tu mi ami ciecamente, né più né meno di come ciecamente io amo te. E adesso cerchi talvolta di mollarmi, di abbandonarmi, di scordarmi, sperando di trovare un altro uomo più giovane di me, ma che in fondo sia né più né meno come me. Ma non lo troverai mai. E perché? Perché io sono inimitabile, unico, spiritoso, sensuale, vitale. E sai come? No, né più né meno come te. Lo vuoi capire, sorella? Io sono la tua anima gemella. Mi viene un nodo alla gola. Anna, noi due siamo né più né meno una cosa sola. Che poeta. Che poeta. Veramente. E beh, una sola carne, una sola anima. Certo che lei che cerca uno più giovane di te ci vuole poco. Allora tu sei un figlio di puttana. Mi fai questi tiri bassi. Bassi. Che dobbiamo fare? Leggici una bella poesia, da qualche cosa. Veramente. Dai, Donatella, io prendo dalle tue labbra. Quelle grandi. Le labbra cadabra. Le labbra cadabra. Un poco di musica intanto. Dai, Bruno, so dai. Non so che faccio, la mano carica. Il pasto crudo. Ti ho guardato. Ti ho ammirato, ti ho annusato, apparecchiato, ti ho assaggiato, assaporato, masticato, deglutito, desiderato, ti ho mangiato, posseduto, defecato, digerito, no. A proposito di pasto, vorrei sottolineare che io sono vegetariano, ma non perché amo gli animali, è che odio le piante. Hai capito che cosa tocca sentire questo povero cane ammaestrato? Non ho capita però. Perché vegetariano? Perché odio le piante? Non ho capito. Perché le odio e me ne magno. Ah. Se mangia le piante! Se mangia le piante! Se mangia le piante! Questo è frascico! 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 Ma d'altronde siamo quello che mangiamo, meno quello che caghiamo. La sorca! Ok! La forca, la forca! La forca mi ci vorrebbe! La forca! Forca. La forca! Con la F! La forca! La forca! Comunque basta con questi luoghi comuni delle, della sorca, delle donne che sono tutte zoccole. Ci sono due tipi di donne. Le zoccole e le pure, giusto? Le zoccole sono zoccole, le pure. Pure. Gli uomini, fatemela trovare. Bah, perché parlarne male? Sono un po' così, un po' cosà, come me, un po' buoni e un po' cattivi, come te. Sì, spesso non sanno quello che provano, ma non proprio tutti, non sempre sempre. Hanno problemi di comunicazione, ma in fondo sono come me e te, un po' così, un po' cosà, come tutti. Non si conoscono, d'accordo, non sanno, a volte non capiscono quasi niente, ma qualcuno qualche volta invece sì. Se sono infantili è così, pervezzo, e non tutti tutti, non sempre sempre. Insomma, sono come noi, un po' così, a volte colà, come tutti, allora perché parlarne male? Perché parlarne? Non ne parliamo proprio. Facci sentire un bel pezzo tuo, dai. Stendiamo un telo peloso. Questa canzone è a sfondo esageratamente critico. Parla delle forme bieche di presentatorato televisivo. Un titolo a serial killer. Perché restate tutti quanti intorno adesso qui a fissare
posto, tutto quanto in ordine, non c'è davvero niente da vedere. Le righe con le righe, i cerchi con i cerchi, ho messo